Il matrimonio tra Eni e Gelas non sa da fare a spegnere gli entusiasmi del primo cittadino che in aula aveva annunciato della possibilità di costituire una società tra la partecipata del comune e il colosso industriale che potesse occuparsi della raccolta dei rifiuti in città, ci pensano le voci che arrivano dal cane a sei zampe. I vertici di Eni sarebbero saltati sulla sedia alla notizia dell'uscita del sindaco e in maniera per adesso ufficiosa di fatto smentirebbero qualsiasi tipo di interlocuzione con l'amministrazione per quel che riguarda la gestione dei rifiuti. Non fanno parte del core business dell'azienda, dicono fonti interne al colosso industriale. Una smentita, seppur ufficiosa, che ha fatto correre ai ripari il sindaco che in un comunicato diffuso nella serata di ieri ridimensiona la proposta parlando di contatti interlocutori con i rappresentanti locali di Eni e di un'idea progettuale ancora in fase di studio. Si è sempre parlato di idea progettuale da approfondire, da valutare, sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista normativo, perché il tutto passa attraverso un approfondimento in una cornice regionale e nazionale di una normativa che certamente merita i dovuti approfondimenti, e quindi io confido che questa interlocuzione possa continuare, perché riteniamo che il management, l'organizzazione, i controlli e il fatto di saper fare impresa come si deve, in maniera seria e in maniera eccellente da parte di Eni, mi pare questo un dato scontato. Se Eni, come sembra, non dovesse essere della partita, il sindaco non esclude però di poter andare avanti con la sua idea progettuale. La valuteremo da parte nostra, la volontà è questa. Vedo che da parte dei consiglieri di maggioranza, da parte della città, è una idea, ripeto, progettuale che trova il favore. Quindi continueremo a lavorare in questa direzione. Auspichiamo che anche da parte di Eni, al di là, ripeto, di queste magari incomprensioni, diciamo così, ci sia un ripensamento e da parte loro ci possa essere un approfondimento nel suo complesso di tutti questi ragionamenti che, ripeto, sono in corso, e non è un caso dei progetti in materia di rifiuti che l'Eni sta portando avanti, che, come dire, si riveda un po' tutta questa situazione e si possa riprendere a dialogare in una logica costruttiva e positiva per migliorare, ripeto, la qualità della vita nella nostra città.